come ridefinisci l'esperienza estetica? Ma allora, innanzitutto lo spazio è la dimensione dell'esperienza estetica. Questo perché lo spazio è essenzialmente corporeità, materia. E noi siamo corporeità. Lo spazio sembra molto lontano dal concetto, proprio perché lo spazio è molto materiale. E quindi innanzitutto lo spazio è la scaturigine vera dell'esperienza estetica. Ora, questo significa molte cose. Noi viviamo in un'epoca che, almeno da Hegel in poi, si è abituata a pensare che esperienza estetica è esperienza delle opere d'arte. Riscoprire il significato estetico dello spazio significa superare l'idea secondo la quale l'estetica coincide con l'esperienza dell'opera d'arte. Ma anche in relazione al tema dell'arte, questa riconsiderazione dello spazio modifica molte cose. Per esempio, diventa fondamentale la questione del dove e come disponi le opere. La curatela, per esempio, la curatela dello spazio e del modo in cui un'opera è esposta, di fronte ad una concezione come quella che io racconto, assume un valore praticamente in continuità con quella dell'opera, non un di più esterno. Perché l'opera perde un valore intrinseco e assume valore nell'ambito dell'esperienza spaziale che favorisce, che rende possibile. Da questo punto di vista, il fatto che si siano creati nella modernità luoghi preposti esclusivamente alla produzione dell'arte, indipendentemente dalle interazioni vitali, mi riferisco ai musei e alle gallerie d'arte, oggi e non da oggi, nell'ermeneutica, per esempio, già Gadamer faceva questi discorsi, è oggetto di una critica. Perché riconsiderare l'esperienza estetica dell'arte in relazione al tema dello spazio, come lo sto raccontando, significa immaginare l'arte come un fattore di trasformazione dello spazio e non solo come un'opera intrinsecamente dotata di valore che deve essere messa in libro. Comunque, sai, per tornare alla tua domanda, secondo me l'esperienza estetica, se tu la definisci solo come l'esperienza dell'arte, diventa un'esperienza fine a se stessa e finisce. È molto importante, tutto il moderno l'ha vista un po' così. Però non trascurerei il fatto che l'esperienza estetica, a partire da quando è stata concepita l'estetica come disciplina, l'estetica nasce come disciplina nel 1750. Un filosofo tedesco di nome Weingarten decide di dire una cosa che filosoficamente non era semplicissimo dire, e cioè che anche le singolarità, non lo uso in termini astrofisici, le singolarità sono le cose specifiche, i luoghi per esempio, i luoghi sono singolarità. Le singolarità sono le cose che non possono essere spiegate da un ragionamento nomotetico, cioè dal ragionamento di legge, che dice questa è una legge, che se io prendo questo e lo butto per terra non lo faccio, però se lo facessi non lo starei considerando come singolarità, ma lo starei considerando come un esempio di una legge, che è la legge di gravitazione universale. E quindi la scienza astrae tipicamente dalle singolarità per dimostrare alcune cose. E Baumgarten, anticipando su questo la fenomenologia, dice nel 1750 che però anche le cose singolari, per la loro singolarità, non facendo un'astrazione, possono essere conosciute. La conoscenza della singolarità, dell'individualità, è l'estetica come disciplina, perché è una conoscenza che passa dalle nostre sensazioni. Siccome non c'è una legge razionale che spiega perché una cosa è quella che è nella sua singolarità, allora ci vuole sempre l'interazione sensibile. In questo senso molto ampio, considerare lo spazio dal punto di vista dell'esperienza estetica significa restituire allo spazio la possibilità di cambiare il nostro vissuto sensibile e soprattutto di insegnarci qualcosa. Cioè, l'esperienza estetica non è fine a se stessa, ma è una porta per l'apprendimento. Oh, su questo c'è una derivazione, un pensiero. Goethe e poi il suo discepolo Alexander von Humboldt prende le idee di Goethe e le porta dentro il discorso geografico. Però Goethe aveva quest'idea. Per capire una pianta non basta fare uno studio di tipo fisico o chimico. Bisogna anche fare uno studio fenomenologico. Lui diceva morfologico. Cioè lui diceva io devo poter vedere la sua forma, farne esperienza e usare tutti gli strumenti, compresi quelli artistici, quindi c'era una relazione tra arte e scienza molto forte, per riuscire a conoscere questa pianta. Questo per un motivo, che nessuna legge fisica, sarà mai in grado di spiegarmi perché un singolo esemplare di pianta cresce come cresce rispetto ad un altro, anche identico della stessa specie. Ogni singolo esemplare di pianta, così come ogni singolo esemplare di animale e ogni singolo esemplare di umano, sono esemplari
simili, che presentano, infatti brava, la somiglianza è un tema fondamentale, perché Goethe lo chiama il tema dell'analogia, ma la singolarità non si spiega tramite la scienza e quindi tramite la ragione, che cerca di incasellare tutto quanto in modo intellettuale. Lo strumento che è in grado di vedere e di apprezzare la singolarità è l'estetica, attraverso i nostri sensi. L'estetica ha tante sfumature, no? Ce n'è una prima molto banale, basica, che è proprio quella dei sensi. Poi ce n'è una che include la sfera dell'emozione, dell'affettività. Cioè, i nostri sensi, quando noi incontriamo qualcuno o qualcosa con i nostri sensi, non stiamo solo avvertendo la meccanica materiale dell'impatto, dell'urto di questo corpo sui miei sensi, perché questo genera subito un sentimento di piacere o di dispiacere e quindi entra subito in una dinamica valutativa dell'umano. E oltretutto questa dinamica valutativa è per lo più prodotta nel tempo. Cioè, quando io incontro una nuova esperienza sensibile e piacevole, la incasello come una cosa piacevole. Quindi l'estetica in questo senso si allarga fino a raccogliere tutta la sfera dell'affettivo e del sentimentale. Allora, da questo punto di vista si tratta, per esempio, per tornare ai nostri luoghi, di riscattare, di ritornare, di riscoprire il valore affettivo dei luoghi. Però questo valore affettivo dei luoghi, se non è vissuto mai in termini sensibili, cioè il mio corpo va lì, non nasce il valore affettivo, ci vuole l'esperienza estetica. Goethe dice, è bellissimo questa cosa, Goethe dice... Io ero un piccolo nobile, ho vissuto tutta la vita circondato da quadri del Colosseo, dei fori imperiali, delle cose romane, no? Cioè io sapevo benissimo tutto, la storia romana, le cose. Quando sono nel mio Grand Tour arrivato a Roma, 1780, 86, qualcosa del genere, io ho dovuto cancellare tutto quello che pensavo di sapere. L'impatto estetico, non mediato, quello estetico in senso forte, quello dello spaesamento, produce una rigenerazione dello sguardo che non cambia il contenuto della conoscenza, cioè non è che cambia che tu sappia che quel foro lì l'ha fatto Augusto e quell'altro l'ha fatto Traiano, ma cambia la dimensione, l'intensità, il vigore di quella conoscenza. Dopo queste considerazioni, le trasformazioni oggi del mondo, che mettono il mondo in movimento, tipo il cambiamento climatico e l'emigrazione. Bravo. Che ne è? Adesso andiamo a dirci l'altro pezzo della verità. E cioè, l'esperienza estetica è tanto e molto, ma non è tutto. Per via di esperienza estetica noi accediamo a un determinato stato di cose e accediamo affettivamente a un determinato stato di cose. Molto però non è possibile accedere attraverso l'esperienza estetica. Per esempio, sostenere una tesi come quella dell'antropocene, cioè l'idea che siamo in una nuova era geologica fondata sull'impatto assolutamente generalizzato e irreversibile dell'uomo sulla crosta terrestre e in generale sulla biosfera terrestre, beh, per sostenere una cosa del genere ci vogliono una serie di valutazioni e di verifiche che prescindono o vanno comunque oltre la dimensione della sfera estetica. E quindi da questo punto di vista quello che io penso è che, mentre soprattutto in certo marxismo anni 60-70 si contrapponeva l'esperienza estetica alla critica, penso che l'estetica era la frivolezza del percepire, mentre il sapere, la scienza, la teoria è invece il vedere esattamente dietro la superficialità della superficie, andare dietro per vedere cosa sta succedendo. A me sembra che ci siano andi rivieni, in realtà, cioè nel senso che è vero che l'antropocene, per esempio, non lo posso dimostrare per via di esperienza estetica. È anche vero che se stiamo attenti alle nostre esperienze estetiche abbiamo moltissimi segni. Allora, questo è interessante per quanto riguarda la teoria della pianificazione del paesaggio. Ci sono stati dei divorzi, a un certo punto, tra le teorie estetiche e, diciamo, le teorie morali e ontologiche. Questo è un fatto moderno, perché in antichità l'estetica non era una scienza autonoma e la problematica del bello, io giudico che X è bello, era considerata in associazione alla problematica del X è vero, X è giusto. Per cui la bellezza del firmamento non è fine a se stessa, ma è il riflesso di un ordine vero e giusto del cosmo, un ordine divino. A un certo punto c'è stata una separazione. Il bello è bello perché piace. E poi ci sono altre cose, l'ordine cosmico, ma tanto l'ordine cosmico non esiste più,
anche la verità, anche il giusto, bah, è giusto quello che ti pare, più o meno. E quindi viene un po' meno, no, lo sfondo metafisico, lo sfondo morale, che fondavano anche una certa idea dell'ordine estetico. Va anche bene questo, nel senso che non si poteva più sostenere, cioè, come dire, la tesi tolemaica. Però succede, per esempio, che cominciamo a valutare la bellezza indipendentemente dal suo significato morale e dal suo significato veritativo. Allora, per esempio, abbiamo imparato a giudicare bello un paesaggio pittoresco, dove per pittoresco intendo qualcosa di piacevole alla vista, punto. Per esempio, il prato inglese con la capannetta apparentemente naturale, e quella roba lì, replicata per esempio nel campus americani, voglio dire a San Diego, dove ci sarebbe il deserto, dove la gente dovrebbe vivere con i cactus, potrebbe presentare, nonostante una piacevolezza allo sguardo, cioè il regime pittoresco separato dal regime ontologico e dal regime morale, potrebbe presentare alcuni problemi di carattere sia ontologico sia morale. Oggi non dovremmo più parlare di ontologia, oggi il problema ontologico è stato ereditato dal problema ecologico, cioè il problema ecologico, cioè nel senso che il problema è l'equilibrio, indipendentemente, diciamo, dalle esigenze economiche, eccetera, gli equilibri della biosfera. Un equilibrio in cui noi siamo inclusi, non è che noi non ci siamo, però è un equilibrio che non siamo noi a creare, diversamente dal gusto del pittoresco, che invece creiamo noi storicamente. Cominciamo a creare nel 1700 facendo dei viaggetti, vedendo delle cose. Cioè succedono delle cose, adesso sto andando veramente a volo d'uccello su come storicamente, però succedono delle cose che separano il giudizio di gusto, cioè l'esperienza estetica, dalle altre esperienze, dagli altri livelli. La sfida, secondo me, oggi diventa un po' quella, cioè di capire come riallacciare, come recuperare un'idea del classico, perché attenzione, questo è l'altro punto filosofico. Il classico non è uno stile della storia dell'arte. Il classico è una filosofia del cosmo razionale che si riflette in un'arte classica. Non so se è chiaro. Cioè l'arte classica è lo specchio visibile di un ordine che è morale e che è cosmico. Io penso che questa roba oggi vada recuperata in qualche modo, non so come. Però noi non possiamo più permetterci un'estetica scissa dai valori di sostenibilità e dai valori di giustizia. Allora, forse un'idea è cominciare a considerare l'estetica esattamente per il suo valore individualizzante e non per il suo valore standardizzante. Il pittoresco è un vettore potentissimo di standardizzazione. Le immagini di Instagram sono ispirate alle poetiche del pittoresco. Solo che, siccome siamo nel capitalismo sfrenato, a differenza dell'inizio del 1700, quelli dell'inizio del 1700 facevano uno sforzo di definire il pittoresco in termini di gusto. E invece qua vince il like. Però se vedete chi vince, vince quasi sempre qualcosa che ha un gusto di tipo pittoresco. Guardate, vale pure per la cosmesi delle donne. Anche lì, cioè come dire, un modello di bellezza estrinseco rispetto al carattere, rispetto a tante cose, viene preso, commercializzato e diventa un prototipo uguale. Esito. Dopo due o tre ritocchi di chirurgia plastica, e io sono d'accordo a farli, facciamoli quante ne vogliamo, però poi mica sono tutti uguali. Tutti uguali! Cioè, la bellezza deve avere un potere standardizzante, ma non è mai stato così. Cioè, il Kalos Kai Agathos dei greci non era l'idea che Achille e Ettore dovevano essere buoni uguali, Non era quello, Anzi, erano diversi. La loro bellezza era l'espressione di un ordine morale. Oggi viviamo in un ordine morale incasinato, quindi non voglio dire, per carità, però perlomeno una ricerca dell'individualità, della tua bellezza. Tutti gli ambienti terrestri hanno questa caratteristica, che tutti gli ambienti terrestri hanno la loro bellezza.